quinto minuto, Brescia in avanti, il cross di Hübner, arriva Kozminski che viene atterrato da Zemaria. Ha visto bene l'arbitro Braschi, il fallo è stato commesso fuori area, non c'era il rigore. Occasionissima per i bresciani all'11esimo, punizione di Banin, serie di carambole, via sinistro e palo. Rivediamo la conclusione sfortunata dell'ex giocatore dell'Udinese Giovanni Bia. Il suo sinistro e il pallone che colpisce il palo. Replica del Parma, Chiesa, Stanic, invito per Crespo, il pallonetto dell'argentino è impreciso. Jorge Hernan Crespo. Al quarto d'ora passa il Brescia dalla bandierina Pirlo, colpo di testa di Savino, pallone sul ginocchio di Hübner e gol. Nel replay che ci propone Oreste Franceschi si nota la regolarità della posizione di Hübner, tenuto in gioco da Fiore. Brescia 1, Parma 0 al 15esimo del primo tempo. Soffre il Parma, altra punizione di Banin, in mischia libera Thuram. Ancelotti ha preferito Stanic a Crippa. Vediamo questa azione personale del 25enne di Sarajevo, conclusione potente a lato. Al 33esimo una bella punizione di Chiesa, parabola all'incrocio, pallone sull'esterno della rete. Primo piano per il nazionale Enrico Chiesa. Ci prova dalla distanza Filippini servito da Banin, per Buffon è una formalità. Corrono molto di più gli uomini di Ferrario, seguiamo questo contropiede. Banin, Kozminski, buon lavoro del polacco, Buffon precede Filippini. Ancelotti piuttosto nervoso, qui lo vediamo in versione manicure, ma in una fase di stanca il Parma raggiunge il pareggio. Benarrivo, Adani, testa di Chiesa, testa, ginocchio del portiere, traversa. Succede di tutto, arriva poi Fiore che insacca. L'1-1 firmato da Stefano Fiore Cosentino di 23 anni, azione rocambolesca, tutto ciò il 43esimo. Chiesa, fra l'altro, lo vediamo, non ha permesso al portiere di rialzarsi. Immagini relative al secondo tempo, Crippa al posto di Blomqvist, parte determinato il Parma, Stanic, Zemaria, Crespo, tiro a lato. Altra opportunità per l'argentino, il servizio è di Fiore, la posizione di Crespo regolare, chiude bene Cervone. È il momento più intenso dell'attacco parmigiano. Zemaria, ancora lui, pallone all'indietro, Fiore, sinistro, risposta di Cervone. Ennesimo pericolo per il Brescia, inizio ripresa, corner, colpo di testa di Baggio, si salva così il portiere. Ed ecco l'azione che ha deciso l'incontro, De Paola in verticale per Hübner, Hübner contro Cannavaro, contatto in area e per l'arbitro Braschi è rigore. Dario Hübner si incarica della battuta e segna. 11esimo gol in campionato per Hübner, Brescia 2, Parma 1. Non c'è altro da farvi vedere, Parma a rilento nell'ultima mezz'ora, evidentemente c'era stanchezza per l'impegno in Coppa Italia. I bresciani festeggiano e rendono omaggio al dirigente Buscetti, scomparso pochi giorni fa. Meritato il successo del Brescia, sempre più lontano dalla zona retrocessione. Il